Venite qua, vi faccio fuori tutti. Ciao e benvenuto al secondo episodio di BTD6 FPS. Io come sempre sono Manulax e sperando che il primo episodio vi sia piaciuto, dato che sto registrando il secondo subito dopo, ne sto facendo un secondo. Allora, sto giro, proviamo la modalità media. La modalità media è fino al round 60, quindi arriviamo fino al BFB. E sto giro vorrei provare il cecchino. Il cecchino che mi sembra interessante per tutte le potenziamenti che potrebbe avere, dato che anche ce ne ha tanti. E come sempre bisogna sempre potenziare le banana farm per riuscire ad avere abbastanza soldi e ovviamente mai perdere vita. Ne abbiamo solo 150, non più 200 come lo scorso round, come nella modalità facile, e continuare a sparare, a scoppiare i palloncini come al solito. E cos'altro? Niente. Quindi ci vediamo tra un po' quando c'è qualcosa di più interessante che scoppiare i primi round. Vediamo poi i vari potenziamenti del cecchino, quanto potrebbero essere più potenti. E ci vediamo tra un po'. Il problema di questo gioco è semplicemente che attualmente all'inizio i round sono molto, molto troppo lenti. Nel senso ci vole un minuto e mezzo a round, perché mentre nel gioco originale il round 1, 10 secondi, 15, 16, è tantissimo comunque. Invece qua è un po' lunghetto, però diciamo che per arrivare dopo che diventa più divertente, ci sta, ci sta. Ci vediamo tra qualche round quando ho abbastanza soldi per comprare almeno il primo cecchino. Ok, adesso abbiamo abbastanza soldi per prenderci il cecchino. Ipoteticamente si inizia da qui. Sì, ho preso il primo, credo. Ah, sniper, devo prendere questo e si va tipo così, che cosa strana. Vabbè, vediamo quindi se il cecchino, come in BTD6, il proiettile si teletrasporta direttamente al bersaglio. Spara, ma vediamo. Talmente spara, non si vede nessun proiettile. Se riesco a beccarli. Vediamo se ha una certa penetrazione. Volevo dire se... No, ha un solo... Mamma mia. Diciamo che è come una torre, come la scimmietta spara freccette, semplicemente che non ha penetrazione, i due danni che doveva fare li fa con un solo colpo. E non so se sia meglio o sia peggio, però... No, diciamo che forse è uguale. Vabbè, così è carino. Carino lo stesso. Sicuramente adesso quando prendiamo altri potenziamenti, tipo per sparare più velocemente, dovremo riuscire a gestirla molto meglio. Dai, l'ha mancato. Spara troppo lentamente. È tipo qua quando ci sono i quai rossi che bisogna spararne uno piuttosto che o ce ne ho due, riesco a colpirne uno dopo l'altro. Vabbè, fa già abbastanza schifo però. Adesso con 400 che dovrebbe darmi il vivaio di banane che ho già potenziato a livello 3, dovrei riuscire a fare meglio. 400. E facciamo anche che spara almeno 4 colpi. Perfetto. Adesso dovrebbe sparare più velocemente. Quanto più velocemente? Dai, non vedo tutto il cambiamento che mi dici, però dovrebbe almeno fare 4 danni con un solo colpo, e quindi se li becco dovrei andare bene. Però devo dire che forse c'ha 2 di penetrazione, vediamo se riesco a distruggere questi due palloncini blu. Sì, quindi il proiettile invisibile supera 2 palloncini. Ok, vedo se riesco a...
potenziarlo un altro po' perché è ancora abbastanza schifo. Ok, spara un pelletto più veloce. Ok, ok, quindi questi quattro, questi tre potenziamenti ce li abbiamo. Dove sparare un pelletto più velocemente, vediamo. Sì, vabbè, ma quando mi dici che spari più velocemente non è che devi... aumentato, boh, del 30%, una cosa del genere. Però, vabbè, vabbè. Adesso però come prossimo vorrei riuscire a potenziare ancora il vivaio di banane perché ci servono i soldi. Ma se questo è un cecchino, vuol dire che ha anche... Yes! Bello, 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 bello. Non so cosa o quanto mi serva, però diciamo che... No, non so quanto serve effettivamente, perché è comunque abbastanza preciso, però mi piace l'idea almeno che, al contrario della balestra, nel cecchino ci ha messo un po' di lavoro per farci il mirino, che funziona, ma poi se lo utilizzi di qua, perché se l'hai messo di qua, perché non metterlo anche di là? E poi, guarda, sembra lontanissimo, e invece poi sono qua. Non so come faccia a calcolare. Vediamo quanto vedo che sono vicini. Vediamo quanto vicini. Aspetta. Ah, non ho ben capito quanto. Venite qua, vi faccio fuori tutti. No, non è che mi... No, decisamente non a stare al centro. Sempre non stare al centro. Però posso dire che mi piace la storia di quest'isola. Perché evidentemente siamo atterrati in quest'isola deserta in mezzo a nulla con questa barca che si è distrutta malissimo. E cos'altro? Ci siamo iniziati a fare un vivaio di banane. Da questi tubi di Super Mario escono i palloncini. Escono i palloncini che vogliono uccidersi, perché ucciderci, che non so per quale motivo. Sotto quest'isola c'è la loro fabbrica o qualcosa del genere. E poi non so, tu cosa ci fai qui? Perché? Perché? Secondo me è un complotto. Perché? Posso salirti in testa. Sarebbe molto bello e tipo essere protetto lì. E lui era qui prima di noi, evidentemente, perché c'è tutta questa bella barella. E che ci vende i potenziamenti per proteggerci. Secondo me però è più un... ci hanno ingannato. Lui vuole semplicemente fare soldi con il nostro lavoro. E quindi ci ha sfruttati, ci ha... Il capo, lui è il capo di tutti i palloncini. Ci dice, uccidete la scimmia che arriva. Uccidete la scimmia che arriva, che lui mi lavora, mi fa i soldi e io più o meno uccido i palloncini. Va, vabbè, una strana storia, però va bene. Se qualcuno ha una storia migliore rispetto a questa, me la scriva nei commenti. Secondo te, cosa credi che sia la storia iniziale di questo gioco? E come piccolo trucco, prima che finisca il round, visto che sono arrivato a 3500, potenzio questo, così che già alla fine di questo round mi dia tutte le banane che doveva darmi. Si può fare un quick scope? Faccio corretto. Quick scope. Jump quick scope. Jump quick. No, non sono capace a fare tutte quelle cose, però sarebbe divertente. E possiamo già comprarci il prossimo potenziamento, ossia calibro largo. Non so se fare poi la strada superiore o la strada inferiore. La strada superiore, ok, fa più danni e distrugge con un danno i ceramica, ma quello sotto spara velocemente. È quello che mi dà più fastidio. Ma secondo me allora credo che la strada superiore non so quanto potrebbe essere potente, perché ho aumentato anche la perforazione. Non so quanto possa essere potente perché...
non ci sono, almeno attualmente non ci sono tanti mob, poi ovviamente sì, verso la fine ce ne sono tantissimi, forse allora è più per la fine, bisogna vendere quest'arma e andare dopo a cambiarla per fare più danni ai mob. Boh, vedremo, tanto questo giro ci saranno pochi mob, fino a 60 non ce ne sono tantissimi. La cosa bella è che ha la perforazione per 3. Se avete visto bene, i palloncini sotto sono riuscito almeno a distruggerne 3, quindi un peletto più di danni. Primo zebra, però con questo potenziamento riusciamo a farlo fuori con un solo colpo, bellissimo. Quindi molto facile. Sta attualmente sembra quindi come una scimmietta a spara freccette, ma molto più potente. No dai, quasi, no, come una balestra dello scorso episodio, ma più potente perché riesce a fare almeno un danno in più. Poi mi chiedo come mai tutti questi palloncini mi odiano così tanto. Ti sto facendo più rigogliosa l'isola perché faccio più banane. Sono arrivato qua per sbaglio. Contate dirigibili, dovreste riuscire a portarmi a casa. Invece, no, sei arrivato qua, vuoi uccidermi. O almeno credo che voglia uccidermi. Magari vogliono semplicemente darmi un abbraccio, che ne sappiamo noi. Oppure mi gonfiano di botte. Palloni gonfiati che sono. Quelli di piombo invece li trasforma in verdi. Perché bisogna fargli 5 danni in più. È come a metà fra un ceramica e un... uno zebrato praticamente di danni da fare. Strano, i mimetici... sono comunque mimetici anche attraverso il fucile da cecchino. Pensavo magari che cecchino avesse comunque l'abilità di vedere i mimetici. Poi magari ci sarà anche il ninja. Vediamo se il ninja lo vede di base oppure no. Mamma mia, questi qua proprio non li avevo neanche visti. E neanche quello che mi ha colpito sulla sinistra. Ah! Oh! Fate male. Au. Eh sì, c'è la possibilità. Se becchi un albero sei fregato. Abbiamo già perso 53 vite da quando ho iniziato. Fuck the shit, basta. Potenziamo anche, dato che ci siamo, l'albero di vivaio di banane, così che le banane azzurre ci diano una mano dopo a comprare, a fare tanti soldi, così che potenzio sta uccide da cecchino e va di più veloce. Con 3862 posso comprarmi il semiautomatico, poi 4700, non è neanche costosissimo. Vediamo, cecchino uguale a prima, però vediamo quanto velocemente spara. Molto bene. Adesso sì che spara velocemente. Voglio vedere poi tipo l'ultimo livello che spara. Sarebbe bellissimo. Sarebbe molto 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 bello. Il problema qui sono gli arcobaleno qua, perché fanno 4 milioni di palloncini rossi e non va bene. Non va bene che fa tutti questi palloncini rossi, servono troppi colpi per distruggerli. E a questo punto sarebbe meglio quello che distrugge fino in ceramica, però spara lentamente quanto prima, quindi... Però adesso dovrei avere anche abbastanza soldi per potenziare anche il livello successivo. No, per pochissimo, però adesso durante il round lo faccio. Serve fino ad arrivare fino a 4.50. No, al centro. No, aiuto, stanno circondando, ho fatto una pessima idea. Dai, lasci, voglio andare a acquistare. Ah, c'è anche quelli invisibili. Aiuto. Perché sto prendendo tutti questi rischi? E perché mi sto schiantando sempre contro le cose? Basta. E basta. No. E vabbè, tanto li ho finiti tutti, no? Ah, a posto. Ok. Dopo c'è le Light Defender. Vediamo adesso. Però ha messo il guanto, perché evidentemente... Bello. Adesso sì che ci siamo. No, sicuramente ancora non devo stare fermo, che stare fermo non è mai la buona idea, ma
diciamo che è molto meglio. E voglio vedere il Light Defender, almeno dai, fagli fare un danno in più, almeno per distruggere più facilmente. Ah, c'erano ancora tutti questi. Più facilmente i palloncini arcobaleno, perché sennò sarebbe una bella sfida comunque riuscire a superare il gioco senza mai perdere neanche una vita. Bisogna stare super mega attenti e sarebbe più divertente, mamma mia, mi stavo per perdere questi. Poi non li senti, non li vedi, non... Mi dispiace però che non ci sia effettivamente un suono per tipo il fucile che spara. Ha fatto solo il pop 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 pop. Un bel... anche il suono del fucile mi manca. Vabbè, così è stato. Così era il poco budget che aveva. Ha fatto questo, quello di ceramica e quello del mob praticamente. Non abbiamo ancora abbastanza soldi per il prossimo round, però adesso c'è il mob che sto giro esce di qua, ogni volta è randomico e vediamo quanti secondi ci vuole per distruggerlo. Dai, neanche tanti, dai. Forse adesso ne ho 20, era 21.000 o 24, non me lo ricordo. Forse era 24, perché mi ricordo sempre sbagliato. Era infatti 24. Quindi il prossimo round abbiamo l'Elite Defender. Vediamo. Ma lì c'è un'abilità. Ma lì c'è un'abilità per sconfiggere tutti quanti in un solo colpo. Tipo arrivano altri primi a cecchino, escono da quei buchi lì e iniziano a distruggere anche loro i palloncini. Non lo so. Comunque non mi ricordo bene tutto perché tipo questo gioco è uscito un anno fa, un anno e mezzo fa, una cosa del genere. Quindi ci sono tante cose che non ricordo. E ci stiamo avvicinando al round 60. Mancano altri 19, adesso 18 round. Magari adesso faccio i soldi, continuo a fare soldi e poi praticamente il BFB finale lo distruggiamo con questi 40.000. Attualmente è Light Defender, mi sembra che abbia cambiato ancora quanto e vediamo cosa è cambiato. Oltre al fatto che ci sono i mimetici qua e non mi piacciono. Però sì, spara costantemente, credo alla massima velocità a sto punto. Anche quelli mimetici, togliamo quelli mimetici perché non mi piacciono. Quindi altri soldini spesi per... Ops, ho fatto partire il round. Altri soldini spesi per i mimetici. E facciamo anche che blocchiamo i rigeneranti che danno solo fastidio. E mi piace quanto spara veloce. Andiamo, vado direttamente alla fonte. Non ce ne sono più, basta. Ah sì, quelli si riescono a distruggerli facilmente. Andiamo direttamente di nuovo alla fonte. Prima che scompaiano. Facile così. Ok, sto parlando troppo e sì, non bisogna mica sempre guardare quella. Me lo dimentico sempre. Certo, penso, ah sì, dai, c'è un po' di tempo. Invece sti qua corrono come se fossero dei maratoneti. Ci sto a malapena a starci dietro. Continuano a uscire, non sono ancora finiti. Non sono ancora finiti. Adesso mi raggiungono. Cioè, ah, ci sono anche quelli rinforzati. I primi rinforzati. C'era quello piombo rinforzato, quindi un po' più di danni. Quindi c'è una rinforzata di salve tipo il doppio dei danni per farcela. Bello che continua a sparare costantemente, dai. Quindi sicuramente basta che faccio passare il puntino addosso e ce la facciamo. Ceramica rinforzati. Quanti colpi servono? Beh, belli così, belli, belli. Mi piacciono rinforzati. Piuttosto che fare tutti quelli rossi. Facilissimo. Sono diventati più facili adesso con quelli rinforzati rispetto a quelli normali. Dammeli tutti rinforzati, please. Quanti siete? No, devo già scappare, lo so. Posso mica continuare a perdere. Siamo a metà delle vite. Invece, se sono ceramica normali, ne fanno 10.000 palloncini gialli. Ed è peggio. Allora, il rafforzamento, la fortificazione è meglio di quella normale. Vabbè, così è. Basta, muori.
se si vuole, tipo, si può sparare, si distruggono tutti quelli... quelli... tutti quelli arcobaleno, che danno più problemi, diventano tutti palloncini rossi. Distruggi tutti? Abbastanza. Adesso li mettiamo tutti in riga, abbastanza. Venite tutti qua. Ok, e basta sparare dritto. Adesso ce la facciamo. Fuori, fuori, fuori. Bellissimo. E diciamo che questi round sono attualmente sono divertenti, perché finalmente il gioco capisce che... più ce ne sono, almeno è più divertente, passa un po' più velocemente, ti passa un po' via. Poi ovviamente avendo anche armi più divertenti, che sparano più velocemente, riesci a... E basta, colpiscili. Riesci a gestire meglio il gioco. Siamo a 42.000 soldi, round 50, adesso dovrebbe esserci ben due mob, e si sentono, eccoli là in fondo. Ci stanno guardando la distanza, ci stanno, e si stanno avvicinando sempre di più. Yeah. Muori, muori! Perfetto. Si distruggono abbastanza velocemente. E vorrei però chiedermi poi se, come nel gioco originale, alla round 80, dalla round 80 in poi, il... tutti i palloncini di ceramica rilasciano un solo palloncino all'interno, non tanti quanti, perché sennò fa laggare veramente tanto, potrebbe essere. Attualmente ancora tanti palloncini, qua ci saranno molti più dirigibili. Che schifo distruggere quelli ultimi rossi. Facciamo che gli ultimi tre round li faccio con l'altro potenziamento, con l'altra strada dei, del cecchino, perché attualmente abbiamo visto tutta la strada sotto. Vediamo la strada superiore. Non so se mi inquieta il rumore dei mob che arrivano, nel senso che modalità zanzara. Però non mi sento tranquillo quando sento il rumore della zanzara, ecco. L'hanno fatta bene, ecco. Poi se si vuole si può anche, visto che sono più in alto degli altri, si può sparare direttamente anche ai mob là in fondo. E così, direttamente silenzio, che bello. Sto fermo, vediamo se riesco a fermarli tutti. No, sono troppi. Sono troppi. Però guardando questo round direi che passare a quell'altra arma che distrugge direttamente tutti i ceramica con un solo colpo non mi dispiace. Almeno li facciamo fuori subito. Poi ci immaginiamo il round 63 qua. Ai ai ai. Però, un'ultima cosa. Sicuramente mi verrà da piangere solo per il fatto che spara lento. Però, vabbè. Proviamo a cambiare già adesso, dai. Abbiamo capito com'è questo. Allora, andiamo di nuovo al cecchino. Sniper. E se voglio questo, no, devo vendere tutto. Comprarmi di nuovo il cecchino. Spara veloce. Calibro largo e precisione letale. Vediamo con... cambiato di nuovo il cecchino. Vediamo con la precisione letale come ce la caviamo. Vediamo il mob, quanti colpi servono? 2, 3... No, aspetta, no, perché non faccio semplicemente tutti i danni per distruggere. Però... mi piace che non ci sono più un milione di palloncini. Ce ne sono pochi. Spara comunque lento, però mi... Ah,
Con un colpo distrugge anche due ceramica, 3 perché c'è la penetrazione un po' più alta. Ok, quindi possiamo già passare al potenziamento successivo per il mob. Main mob, quindi dovrebbe fargli un po' più di danno. Mi piace che adesso sia tipo... No, non capisco perché sia rosso. Sopra? Rosso sopra? Cos'è? Cos'è? Perché? Cosa mi significa? Non lo so. Però vabbè. Uno. Ah, lì ferma. Mi tiene fermi lì. Lì. State fermi. Aiuto. Aiuto. Ok. Non è che lì... Che li fa... Molto più danno. Ok, se ci speravo. Muori, 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 muori e muori. Siamo oltre 100.000 soldi. Praticamente con tutti questi soldi che mi sono fatto potrei quasi comprarmi vari potenziamenti. Perché ci sono anche quelli della super scimmia che non arrivano a così tanti soldi necessari. E già che ci siamo, quindi possiamo comprare anche cripple mob. Quindi questo qua. Quindi questo ferma i mob, questo ferma i BFB. Ah, che bello, tutto inscocciato perché tipo si era rotto. No, due, tre. Tre colpi per distruggere un mob. Riusciamo a distruggere anche con un solo colpo anche ceramica, anche quelli rinforzati, tipo quelli lì. Bene. Quindi praticamente tutti i palloncini, qualunque siano, vengono distrutti con un solo colpo. Poco lag, efficace. I problemi sono questi. Ah, anche la perforazione per più... Per più palloncini mob, quindi... Aspetta, siamo... Ah no, non siamo ancora all'ultimo. Ci sono quelli... Piombo? Crea... Mimetici, creda? Ah, sì, potete essere pure ceramica rigeneranti, però... Non importa più. Perché ho fatto... Uno solo colpo vi distruggo lo stesso. Molto bene. L'ultima serie di piombo. Vai, vai, vai. E perfetto. Ok. Ultimo mucchio di soldi e poi c'è il BFB. E iniziamo. Quindi di base dovrei riuscire a fermare anche lui, yes. Lo fermo anche per abbastanza tempo. Lui se ne frega di tutto, passa in mezzo agli alberi. Ma se io vado dietro questo qua me lo uccidi. Uccidi il tuo boss, perché so che lui è il tuo boss. Uccidilo, passaci attraverso. L'ha ucciso, l'ha ucciso, l'ha ucciso. Muori. Perfetto, perfetto, dai. Molto easy, molto easy. Abbiamo fatto anche un mucchio di soldi. E via, sole blu, che strano. Finito? Yes! Vittoria! Eccoci qua alla conclusione del secondo episodio di BTD6 FPS. Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate scrivendo quale strada volete vedere la prossima volta e ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti!